una duplice iniziativa dall'Agenzia delle Entrate, di che cosa si tratta? Presentiamo oggi il modello 730 in Calabria, l'iniziativa è abbinata con la permanenza del camper in piazza Prefettura per tutta la giornata del 30 aprile, proprio per presentare questa grande novità che marca, no, il fisco 2.0 in un rapporto diverso con il contribuente, facilitato, molto, diciamo, più friendly, diretto all'accompagnamento nell'adempimento di uno dei principali doveri del cittadino. Una semplificazione ma anche una riduzione, diciamo, dei costi? Certamente, una riduzione anche dei costi, perché viene facilitato il percorso e guidato il percorso, cogliendo e diciamo, ponendo a disposizione del contribuente tutti i dati già conosciuti dall'Agenzia delle Entrate. Certamente quest'anno è il primo anno, molti dati non sono ancora presenti, è prevista ad esempio la memorizzazione anche dei dati afferenti alle spese sanitarie, per esempio, ma questo avverrà nel prossimo anno. Adesso è un punto di partenza, l'anno prossimo avremo una versione 2.1 del modello 730. Per quanto riguarda il camper, che funzione avrà in questa prefettura? Ma il camper avrà una funzione di diffusione della novità e anche di assistenza e di informazione ai contribuenti che sicuramente si avvicineranno per ricevere chiarimenti e notizie in merito. Nuovo modo di compilare i 730, che semplificazioni comporta e anche che riduzione dei costi? No, va bene, io partirei dall'acquisizione di queste, dal recepimento di queste modifiche, che per il cittadino, quando si innova, ci sono sempre delle difficoltà iniziali, quindi io presumo che questo sia un anno, diciamo l'anno zero, poi dal prossimo anno si potrà perfezionare probabilmente tutto il sistema per avere poi delle vere agevolazioni a tutti i cittadini. Diciamo, partire si parte male secondo me in questo momento, perché ci sono delle oggettive difficoltà soprattutto nelle persone anziane a reperire la documentazione, a reperire la nuova certificazione unica e quindi con un aggravio anche presso di code in termini di perdita di tempo presso gli uffici preposti, i CAF, patronati e ovviamente anche gli studi professionali. Pensiamo che dal prossimo anno, magari affinando un pochino e eliminando qualche difficoltà ovviamente dovute all'avvio di ogni procedura, penso che dal prossimo anno si potranno avere dei benefici. Dal punto di vista della pubblica amministrazione, quindi in che termini? No, la pubblica amministrazione diciamo, è un soggetto che mette a disposizione dei cittadini tutto il necessario per poter compilare poi correttamente il 730, la dichiarazione dei redditi, in questo caso il 730, quindi l'amministrazione che emette questa certificazione unica, che in un futuro dovrà anche contenere tutte quelle che sono gli oneri detraibili e deducibili. E quindi tutti i dati che sono in possesso della pubblica amministrazione e di banche, quindi diciamo riunirli in questa certificazione in modo tale che il 730 precompilato riporti anche queste, diciamo, tutte queste voci e il contribuente possa finalmente si possa limitare soltanto a confermare quelli che sono i dati e quindi avere già debitate o accreditati sulla propria posizione e le proprie competenze.